Con le magie del solito Esposito e le parate di Placidi, un Chieti a dir poco incerottato fa suo il derby del Piccone, 2-1, prova generosa e sfortunata per un Celano, poco cattivo sotto porta, e che così sprofonda l'ultimo posto, superato anche dall'Agnonese. Chieti in emergenza in difesa, infortunati del Grosso, Rapino e Sgambato, squalificato Prinari, il tecnico Ronci rispolvera il 4-3 con Lagzir nei tre di centrocampo e coppia centrale Di Pietro Sbardella. Nel Celano squalificato Iaboni, 4-4-2, con Suleman al fianco di Marfia in mediana, Piccirilli a sostegno del bomber Buongiorno. Sul settore ospite una trentina di tifosi neroverdi che non hanno fatto mancare cori contro il presidente dimissionario Walter Bellia. Avvio di gara lento ma comunque di marca celanese, al decimo il centrale Castaldo va vicino al gol anticipando tutti sul corner di Marfia, 18esimo Luzzi prova dalla lunga distanza, Placidi respinge in maniera goffa. Il portiere del Chieti però dà il meglio di sé al 23esimo, Buongiorno lavora un buon pallone sulla destra, cross basso, Piccirilli corregge con il piattone, Placidi si esalta distinto. Dopo aver sonnecchiato per quasi mezz'ora, il Chieti inizia a farsi vedere con il sinistro di Lagzir, amabile non è perfetto e Castaldo lo aiuta. E poi i neroverdi passano in vantaggio, Vittorio Esposito tira fuori un numero dei suoi e viene steso in area ingenuamente da Suleman. È il 32esimo, Boriello di Torre del Greco non ha dubbi, calcio di rigore che lo stesso Esposito trasforma spiazzando amabile. Galvanizzato dal vantaggio, il Chieti insiste, il Celano vacilla, punizione alta di Esposito, ma la migliore palla gol arriva al 39esimo, Lagzir serve Orlando che salta amabile ma tira alto clamorosamente. I tifosi del Chieti a petto nudo sfidano il freddo, ma a gelarli non è il clima, bensì l'antica legge del calcio, gol mancato, gol subito. Al 45esimo, sugli sviluppi di una rimessa, Luzzi si destreggia bene con un diagonale potente e preciso, ripristina la parità prima dell'intervallo. Secondo gol in campionato per Luzzi. Al rientro dagli spogliatoi, Luiso toglie un frastornato Suleman e inserisce Ippoliti. Il Celano avrebbe subito al quinto la palla del sorpasso. Calabresi innesca la velocità dello scatenato Luzzi. Placidi, coi piedi, respinge in angolo. La partita entra quindi in una fase di stanca. A interromperla, tanto per cambiare, è Vittorio Esposito che a metà tempo tira fuori un'altra serpentina che ubriaca i difensori celanesi. Contatto con Tartaglione e secondo rigore di giornata tra le proteste dei padroni di casa. Esposito fa doppietta dagli 11 metri, cambia angolo e spiazza di nuovo amabile. Il nuovo svantaggio è una mazzata per i marsicani che al 26esimo rischiano di nuovo sull'incursione di Giron, centrale alla conclusione di Maschio. Dal forcing finale il Celano cava solo l'occasionissima del 34esimo, ma sul colpo di testa di Tartaglione Placidi è strepitoso a deviare la palla sul palo. La girandola dei cambi non muta le sorti finali della partita, il Chieti la spunta al Celano e al tecnico Luiso non resta che masticare amaro. Mister Ronci a fine gara mi ha dato la mano e mi ha detto scusa, mi sono preso quello che ho lasciato domenica. Io purtroppo non mi prendo mai niente, io lascio sempre, pur facendo delle partite giocando addirittura uno alla porta. Commentare una gara del genere diventa molto difficile perché ha fatto due calci di rigore e ha vinto 2-1. Purtroppo il calcio è questo e niente. È stato bravo Esposito a prenderseli e noi purtroppo non andiamo mai per terra, rimaniamo sempre in piedi. È stato bravo e niente, gliela date, ma non so se ci sta o non ci sta. Non siamo in Serie A che ci sta la moviola e stasera ci stanno le critiche. Io domenica dopo la partita ho detto è successo quello che pensavo io a... Un commento mio prima della partita, ho detto secondo me oggi il Termoli vince a Chieti e si è creato un polverone, era una riflessione mia, dentro a Pullman parlando pure col direttore ho detto secondo me oggi il Termoli vince a Chieti, fine partita mi hanno detto il risultato, ho detto quello è stato e si è creato un polverone, io rispetto per il Chieti, ho rispetto per il presidente Bellia, io rispetto, però è stato un mio commento, una mia valutazione, ho fatto un pronostico prima della partita, un pronostico, ho detto oggi il Termoli vince a Chieti. Ci voleva per la classifica, ci voleva per noi, per il morale, siamo venuti a Celano con veramente tantissimi problemi e volevamo fare almeno un risultato positivo. Con tutte le forze sapevamo che affrontavamo una squadra comunque in salute che sta facendo delle buone prestazioni ogni domenica e oggi l'ha dimostrato. Oggi l'arbitro secondo me è stato all'altezza della situazione, ma non perché ha fischiato due rigori, perché quello che ha visto ha fischiato. Domenica scorsa non è accaduto questo e quindi ci prendiamo questi punti e arriviamo a 29 punti, dobbiamo arrivare a 40 prima possibile e poi vediamo strada facendo quello che succede.